Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che colpisce il cane e che colpisce fondamentalmente i gruppi muscolari della masticazione. Sto parlando della miosite dei muscoli masticatori. È una patologia immunomediata, ovvero c'è una risposta anticorpale contro una particolare fibra che è presente in questi gruppi muscolari, che sono il massettere e il temporale, mentre non è presente nei gruppi muscolari, per esempio, degli arti. È una patologia che colpisce indifferentemente femmine e maschi, colpisce i cani, non i gatti, colpisce, diciamo, soggetti di qualsiasi razza, soprattutto taglia grande, soprattutto pastore tedesco, cani da riporto, Doberman, però può colpire qualsiasi razza. Io l'ho vista anche in un Beagle, tranquillamente. E ripeto, non c'è predisposizione anche di sesso, può colpire maschi e femmine, non si sa esattamente la causa. E quello che provoca questa risposta anticorpale contro queste fibre è fondamentalmente due forme, una forma acuta e una forma cronica. La forma acuta genera molto dolore nel cane, che addirittura è riluttante a mangiare proprio perché fa fatica ad aprire la bocca a causa di questa importante infiammazione e può presentarsi esoftalmo a causa della pressione dei tessuti retrobulbari causati dall'infiammazione dei muscoli, può esserci febbre, può esserci linfadenopatia dei linfonodi retromandibolari o anche prescapolari. La forma cronica invece abbiamo un'atrofia quasi completa dei muscoli del massettere e del temporale e il cane ha proprio un aspetto quasi scheletrico, sembra veramente uno scheletro a livello di testa, mentre il resto del corpo presenta una muscolatura praticamente intatta, quindi l'atrofia è praticamente solo in quella zona. Il cane non ha dolore generalmente alla manipolazione della bocca nella forma cronica, però si fa fatica ovviamente ad aprirla. La diagnosi fondamentalmente è abbastanza clinica, nel senso che è molto particolare questa atrofia che colpisce i muscoli del massettere del temporale e il resto della muscolatura ovviamente intatta, è bella tonica e non presenta atrofia. Esiste un test sierologico, soprattutto nella forma acuta, perché nella forma cronica può non funzionare, che è fondamentalmente la ricerca di anticorpi contro le fibre 2M. Esiste l'elettromiografia, serve fondamentalmente per capire, che i muscoli colpiti sono esclusivamente quelli del massettere e del temporale. La terapia si basa fondamentalmente su una terapia a base di glucocorticoidi e la prognosi è abbastanza buona, anche se alcuni soggetti devono essere trattati con glucocorticoidi a vita, ovviamente seguiti dal medico veterinario che cercherà di utilizzare la minima dose che possa aiutare il cane e ovviamente avere meno effetti collaterali sull'uso prolungato dei glucocorticoidi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video col prossimo tema. Salve a tutti e se siete interessati a seguirmi iscrivetevi al canale.